Adesso mi spiego, fino a questi campioncini qui ho tagliato i fili doppi a 30 centimetri. Questo campione qua, che è un po' più alto, ho usato la misura 36 centimetri. Poi di sotto ho fatto tutti e due punti assieme. Perché così vedete dove va legato per continuare il lavoro. Questo va legato qui, questo qua va legato qui, qui, insomma, bisogna osservare bene che quando si va avanti con la lunghezza, dove vanno legati le punte e il lavoro. E per fare un pezzo per l'asciugamano, quando si tagliano i fili, che si incominciano a mettere sui fili, si misura la lunghezza dell'asciugamano, sempre un po' in più per avvolgere attorno allo spillo, e si va avanti così. Quando si fa il pezzo bisogna sapere la lunghezza che uno vuole fare.